Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono un'estetista. Se vi piace tutto ciò che riguarda l'estetica, la cura del corpo, del viso e dei capelli, vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina qui sotto per ricevere notifiche sui prossimi video. I prodotti di cui vi andrò a parlare oggi sono lo shampoo e balsamo alla camomilla e all'aloe della linea di PH Bio. Questo shampoo, nonostante sia bio, contiene però solfato, quindi purtroppo non è adatto per il metodo, però comunque risulta essere uno shampoo valido, con la quale io mi sono trovata bene. Quindi io, insomma, ve lo consiglio a prescindere dal metodo, diciamo. E diciamo più o meno contengono gli stessi ingredienti, però andiamoli a vedere singolarmente. Iniziamo dallo shampoo. Lo shampoo è a base di camomilla e aloe ed è per capelli colorati e sensibili, un po' come i miei. Ha degli estratti vegetali 100% bio. È privo di parabeni, paraffina, oli minerali, PEG, SLS. Ed è un prodotto biologico certificato. E ha un packaging da 250 ml e un PAO di 6 mesi. Qua ci sono gli ingredienti, non so se si riescono a leggere, perché siccome ho finito lo shampoo, diciamo, è diventato un po' trasparente. Oltre ad avere un ottimo inci, ha anche un ottimo prezzo. Costa all'incirca 3,60 euro e lo potete trovare, diciamo, alla Lidl oppure online, diciamo, hanno anche un loro sito ufficiale, quindi va bene, diciamo. L'unica pecca è che almeno dalle mie parti non lo portano sempre, lo portano ogni tanto, quindi purtroppo. Diciamo, una volta che lo provate, poi non è detto che lo ritroviate la seconda volta. Quindi questo purtroppo è una cosa brutta, però andava detta. Quindi vi leggo cosa c'è scritto dietro. Shampoo formulato con basi delicate e arricchito con estratti di camomilla e aloe vera, dalle proprietà lenitive ed emollienti nei confronti del capello e del cuoio capelluto. Si consiglia l'abbinamento al balsamo miglio e avena della linea PH Bio. Credo che abbiano sbagliato. Anche perché bisognava consigliarlo insieme al balsamo della stessa linea. Che senso ha? Probabilmente avranno sbagliato qui. Tra l'altro io quel balsamo non l'ho provato, quindi non vi so dire com'è. Diciamo quindi che questo shampoo ha degli ottimi ingredienti, che sono adatti per una pelle sensibile, anche se alcune ragazze nel gruppo, diciamo, dove si parla di shampoo biologici si sono trovate male, però credo che sia soggettivo. Hanno avuto problemi di prurito e ad alcune rendeva i capelli secchi. Infatti c'è da dire che questo shampoo mi sono trovata bene proprio per questo motivo, perché non idrata particolarmente, quindi può essere adatto anche per una cute grassa. E quindi secondo me per dei capelli con cute troppo secca questo shampoo non va bene. Meglio puntare su un altro shampoo probabilmente. Quindi questo qui lo consiglio per una cute grassa. Sensibile pure, però magari non è detto che si possa trovare bene. Adesso passerò al balsamo e poi, diciamo, vi parlerò degli abbinamenti che ho fatto con questi vari prodotti. Il balsamo ha anch'esso un packaging da 250 ml
Pao di 6 mesi. Questo balsamo, anch'esso diciamo arricchito con estratti di camomilla e aloe dalle proprietà lenitive e emollienti, aiutano a proteggere la normale struttura del capello. Dona morbidezza e lucentezza. Si consiglia di utilizzarlo con lo shampoo della linea PH Bio. E fino a qua ci siamo. Adesso vi faccio vedere l'inci. Vi dico subito il prezzo. Il prezzo è sempre 3,60 € come lo shampoo. Allora, diciamo che è un buon balsamo, nel senso lo mettete subito e dopo qualche minuto avete già una buona idratazione. Però credo che sia più adatto per i capelli lisci, perché smonta un po' il riccio, lo rende un po' piattino, diciamo. Non mi sono trovata bene per quanto riguarda il riccio, infatti l'ho consumato proprio perché lo usavo solo quando mi stiravo i capelli, perché notavo che comunque i capelli venivano belli lisci. E quindi ho detto vabbè, dai, lo sfrutto così e lo utilizzo solo quando mi stiro i capelli. E così ho fatto. Però posso dire che anch'esso è un buon prodotto, tutto sommato. L'idratazione è. Ha una buona dose di idratazione e non appesantisce i capelli. E questa è una gran cosa, devo dire. Anche se io comunque ho le punte secche. Quindi, diciamo, un minimo di idratazione nel mio caso mi serve. In combo questi due prodotti mi piacciono. Però quando ho i capelli lisci, quando ho i capelli ricci, no. Questo shampoo camomilla e aloe mi ricordo che l'avevo provato con il balsamo all'aloe e dell'Equilibria, e come abbinamento era abbastanza buono. E se volete vedere la recensione del balsamo, questo qua di cui ho parlato prima, dell'Equilibria, ve lo lascio qui sopra e gli potete andare a dare un'occhiata. Così. È anch'esso un ottimo balsamo e va bene anche per i capelli ricci quel balsamo lì. Poi, come abbinamento, adesso non ricordo, ma sicuramente credo di averlo provato anche con la maschera di Anarchia. Questa maschera qua di Anarchia, l'impacco crescita. Sicuramente li ho provati insieme e sicuramente andavano bene. E per il resto basta. Poi non l'ho usato più perché ho voluto provare altri shampoo, provare altre cose, altri shampoo, e quindi diciamo l'ho messo un po' da parte, ma magari lo recupero poi più in là, anche se non è proprio adatto per il metodo, però tutto sommato può essere anche uno shampoo. Il balsamo anche se buono, però aveva quel problema e quindi io in generale vi consiglio questi prodotti se non siete fissate col metodo, ma comunque vi state avvicinando al mondo bio e non volete spendere troppo. E quindi secondo me questo shampoo e questo balsamo sono abbastanza buoni per iniziare a usare dei prodotti biologici. E ve li consiglio soprattutto in combo se avete i capelli lisci, molto meglio. Se avete i capelli ricci, vi consiglio solo lo shampoo, solo lui. Il balsamo no. Però magari potreste provare qualche altra cosa. Ad esempio, c'è la maschera che ho provato, di questa linea, che è praticamente questa maschera alle mandorle ai semi di lino, sempre della PH Bio. Ed è molto buona abbinata a questo shampoo e i capelli ricci, diciamo, mantiene riccio, quindi può essere un buon abbinamento, diciamo. Se no, un altro balsamo potrebbe essere quello Miglio e Avena, anche se io non l'ho provato, quindi non so. Ho provato invece il balsamo al timo, sempre della PH Bio, e mi sono trovata bene, quindi quello ve lo consiglio, magari abbinato a questo shampoo, se avete la cute grassa ancora meglio sicuramente.
Ci vediamo presto con un prossimo video.